La Chiesa Madre di San Cataldo, sabato 2 aprile, ospiterà il concerto evento La gloria di colui che tutto muove, diretto dal presbitero, biblista, musicista, compositore e direttore del coro della Diocesi di Roma, Monsignor Marco Frisina. L'evento, che coinvolgerà circa 100 elementi appartenenti alle varie corali cittadine e un'orchestra sinfonica di più di 40 musicisti, è stato organizzato dall'Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico per le celebrazioni del quarantennale. Ed è un evento importante per la città di San Cataldo, che si svolgerà in Chiesa Madre, e di questo ringraziamo l'arciprete Don Angelo Spilla per aver messo a disposizione il massimo tempio cittadino. Ed inoltre dobbiamo dire che è un evento che coinvolgerà il paese intero, perché sarà registrato con un imponente sforzo tecnico. È trasmesso sulla TV nazionale TV 2000. Sarà Monsignor Marco Frisina stesso, ad inizio di ogni brano, a spiegare il contenuto dei brani che sono stati scelti in scaletta. Il tema dell'evento, il tema del concerto è la Pasqua. Tra l'altro, la Settimana Santa e la Settimana di Passione sono, diciamo, momenti fortemente sentiti dalla comunità sancataldese, ed è per questo che abbiamo voluto quest'anno, ripeto, fortemente questo evento, perché anche in questo caso è da 2 anni che la città non vive i riti a cui è tanto legata. Quindi anche questo è un momento per prepararci in maniera forte e spirituale attraverso i canti liturgici che sono entrati nella tradizione, grazie a Monsignor Frisina, delle nostre parrocchie, delle nostre chiese, per prepararci al mistero della Pasqua e della Redenzione. Quello che voleva essere un messaggio di speranza per la città e per il paese intero, perché guardi con più fiducia al futuro, al domani, non può che diventare un urlo disperato di richiesta da parte nostra, della comunità sancataldese, di tutti noi, dell'Associazione Amico Medico che ho l'onore di presiedere, di pace. L'ingresso in chiesa sarà limitato per motivi di sicurezza, ma si prevede l'allestimento di un maxischermo in piazza Madrice con posti a sedere per permettere ad un pubblico più vasto di partecipare. Sarà Giancarlo Mogavero a curare la regia televisiva per la trasmissione dell'evento sull'emittente nazionale e inoltre l'associazione spera di poter riproporre il concerto anche in estate.